Per percorrere la quarta tappa del cammino della Toscia si sale da San Martino al Cimino, nuovamente verso il sentiero attorno al lago di Vico, per poi proseguire su un facile sentiero. In questa zona sovente si incontra le persone che tagliano gli alberi e trasportano la legna. Proprio alcune zone dove il bosco è stato tagliato negli anni precedenti permettono di ammirare il panorama verso la piana di Viterbo. Come vedete, dopo il taglio il bosco cresce nuovamente molto rigoglioso. In questa parte del cammino si passa all'interno della faggeta del Monte Fogliano, un bosco davvero splendido che nulla ha da invidiare al Monte Cimino attraversato nella tappa precedente. Sotto una fitta pioggia sono arrivata all'eremo di San Girolamo, che risale al XVI secolo. Dopo un ulteriore tratto in mezzo alla faggeta, il cammino segue su uno sterrato. Indossando sempre la mia mantellina da pioggia, sono arrivata a La Botte, terminando così la quarta tappa del cammino della Toscia. E proprio qui ho incontrato una volpe. Volendo unire le due tappe, ho proseguito in direzione di Barbarano Romano, seguendo sempre la precisa segnalettica del sentiero 103. In questo tratto c'è parecchia vegetazione sul sentiero, ma si cammina comunque agevolmente, e dopo aver attraversato la linea ferroviaria Roma-Viterbo si arriva in questa strada dove si prosegue per un tratto fino a ritrovare poi la strada bianca. Da qui si entra nel parco regionale Marturanum verso la necropoli di San Giuliano e si percorre un sentiero un po' inerbito che porta nell'area picnic, dove si può fare la pausa pranzo. Questa è la necropoli più grande d'Italia,
ed è percorsa da numerosi sentieri. Io ho seguito sempre il 103 facendo soltanto delle lievi deviazioni per raggiungere alcune tombe che volevo visitare. La necropoli è di libero accesso e si può entrare all'interno delle tombe, facendo sempre molta attenzione perché alcuni tratti del sentiero sono abbastanza ripidi e scivolosi. Lungo il percorso si incontra la tomba della regina, mentre per raggiungere quella del cervo si può percorrere il sentiero in basso per raggiungere l'ingresso della tomba e quello in alto per arrivare nella terrazza panoramica dalla quale ammirare incise nella roccia le figure del cervo e del lupo. Nella necropoli la varietà di tombe è tantissima e oltre a quelle scavate nella roccia ci sono anche quelle a cumulo, come quella cima che è la più grande di tutte, e all'interno si possono vedere ben 3 camere funebri. Questo passaggio in mezzo alle rocce di tufo conduce verso Barbarano Romano, un passaggio davvero suggestivo, e la vegetazione rivela la grande umidità di questo luogo. Barbarano Romano è davvero un paese delizioso e consiglio perciò di girovagare tra le sue viuzze per scoprire piazzette, palazzi antichi e ammirare le bellissime case fatte con il tufo. Il paese è meraviglioso e tutto appare molto curato. Questa è l'unica chiesetta che ho trovato aperta. Dopodiché la mia visita è continuata tra le vie del borgo della Tuscia. Questo è il belvedere che si affaccia sulle gole e si può constatare come
la vegetazione sotto la rupe dove sorge il paese sia veramente rigogliosa. Molte vie e cortili sono adobati con fiori e piante che danno un tocco in più di bellezza al borgo cinto dalle mura. E vi saluto e vi invito a seguirmi nei prossimi video. Attivate la campanella!